prendiamo della carta fotografica patinata lucida. Ora tagliamo un pezzo di nastro carta e lo dividiamo a metà senza essere troppo precisi. Quindi incolliamo il nastro in modo da avere una zona libera al centro della card. Con un inchiostro a tampone e una spugnetta passiamo sulla card con movimenti circolari, senza coprire tutto lo spazio. Prendiamo poi un secondo colore e lo passiamo nelle zone ancora bianche. Possiamo ora rimuovere il nastro. Con dell'inchiostro nero e dei timbri completiamo il disegno sulla carta. Ora ci procuriamo una base di cartoncino bianco che piegheremo a metà. Con delle strisce di cartoncino viola, decorate con una foratrice decorativa, incorniciamo la copertina. Quindi applichiamo la carta fotografica decorata in precedenza. Alla prossima! Buon lavoro a tutti!